Allora, prima di andare sul posto per fare il rilievo, sarebbe opportuno fare uno studio preliminare per stabilire eventuali punti stazione, stabilire i punti fiduciari che saranno di supporto per poter poi elaborare il rilievo e andare a individuare la fattibilità del lavoro con una previsione, diciamo, di quante stazioni saranno necessarie. Per far ciò serve ovviamente avere la mappa catastale dell'oggetto del nostro rilievo, il foglio di mappa, quindi il tipo mappale, un'eventuale cartina a curve di livello per poter andare a leggere la morfologia del terreno e quindi andare a leggere i punti visibili da alcune stazioni che noi ci saremmo prefissati di fare, posizionando le stazioni anche in modo tale che siano visibili i punti fiduciari. Allora, andiamo un attimino a vedere i nostri fogli di lavoro. Allora, come vedete, questa è una cartina a curve, una mappa a curve di livello. Ovviamente, leggendo le curve di livello, si va a individuare intanto il nostro tipo mappale. Esempio, se il fabbricato che a noi interessa fosse questo, quindi il nostro oggetto di rilievo è rilevare questo fabbricato, ma può anche essere solo il terreno o un altro fabbricato. Dobbiamo andare a vedere su questo foglio di mappa, quindi, i vari punti fiduciari dove sono posizionati. Eventualmente andare a chiedere le monografie dei punti fiduciari, in modo tale che possano essere riconosciuti una volta che siamo sul posto. Andare un attimino a leggere, quindi la morfologia torna utile per poterci posizionare con le stazioni e stabilire quante stazioni e dove farle per poter rilevare tutto l'oggetto del nostro rilievo. Una volta stabilite queste cose, fatto quindi uno studio preliminare, si passa ovviamente alla preparazione di tutta la strumentazione necessaria per andare sul posto, che prevede soprattutto alcuni fogli di carta utili per gli schizzi eventualmente da fare, quindi per indicare fisicamente su una mappa, che può anche essere un foglio di stampa di questo tipo, quali punti stiamo rilevando, perché ad ogni punto corrisponderà un numero identificativo. Ovviamente sarà necessario avere un libretto di campagna che ci tornerà utile per annotare tutte le distanze e gli angoli letti della stazione totale. Una volta preparato il cartaceo, quindi tutte le eventuali autorizzazioni agli ingressi per i luoghi privati, fogli di mappa, libretti di campagna, penne, andiamo alla strumentazione che è principalmente il treppiedi, la total station, stazione totale, e eventualmente il supporto per la pavimentazione, parecchi chiodi in acciaio con rondelle, paletti in legno, chiodi in acciaio Berkeley, spray, vernice spray ad alta visibilità, martello, prisma e asta, supporto prisma. Una volta pronte la strumentazione, passiamo al lavoro vero e proprio. Andiamo adesso a vedere come viene posizionato il nostro strumento. Utilizzeremo quindi il supporto della pavimentazione per evitare che le punte dei treppiedi si possano muovere e andiamo a posizionare il nostro treppiedi. Allora, un consiglio. Posizioniamo prima i treppiedi con le punte nei vari loro fori. Ok, una volta che il treppiede è posizionato, fissiamo i fermi per far sì che le punte non escano fuori dai fori. Eliminiamo la protezione del basamento del treppiede, quindi del piano d'appoggio.
Questa è una vite che è molto importante, serve a fissare per lo strumento. Dopodiché svitiamo le viti per estendere il nostro treppiedi. Cercando di mantenere tramite la nostra vista il foro della vite posizionata centralmente con il centro del supporto. Nel caso siamo in campagna, il centro da tenere come posizione sarà il nostro chiodo o il nostro picchetto o il chiodo in testa o il nostro paletto o il nostro eventualmente tondino. Sollevando, portando ad un'altezza noi consona, quindi non troppo alto, non troppo basso, deve essere comodo, e cerchiamo di posizionare il treppiedi in modo diciamo orizzontale o quasi. Dopodiché fissiamo momentaneamente le aste dei treppiedi. E andiamo a posizionare lo strumento sul basamento. Preoccupiamoci di posizionarlo il più possibile centrale sul basamento prima di abitare. Una volta fissato si va a mettere, la prima cosa da fare è andare a mettere in bolla la livella sferica, quindi rendere perfettamente orizzontale il basamento. Per fare questo ci serviremo dei treppiedi. Andremo a lavorare su un treppiede, un piede alla volta. Per far questo posizioniamo la livella, o meglio la visuale, la livella sferica, in modo che ci possa tornare utile. Allora, vediamo come si va a posizionare lo strumento. Prima cosa da fare, io già l'ho montato, vedete un video differente. Si va a posizionare le punte, in questo caso abbiamo utilizzato il supporto perché la pavimentazione è rigida, non è possibile fissare bene i treppiedi, quindi si avrebbe uno spostamento che comporterà ovviamente un errore nella misurazione. Fissato il basamento e il supporto della superficie pavimentazione, posizionati quindi le punte dei treppiedi nei forellini e messi gli elastici per poterli fissare, si tende a svitare. I treppiedi si sollevano in modo quasi della stessa quantità, si sollevano a una certa altezza che tornerà utile all'operatore, una volta montato lo strumento, di lavorare in modo diretto e non dover stare né troppo inclinato o stare troppo sollevato. Quindi si solleva i treppiedi, fate conto che lo strumento ancora non ci sta, si solleva i treppiedi, si cerca di posizionare il basamento più possibile orizzontale, si fissano i treppiedi, prendete attenzione che cosa? Che oltre a essere orizzontale, la vite che ha il foro centrale sia più o meno perpendicolare, o meglio verticale, e che sia più o meno centrata rispetto al nostro supporto che al centro apre un foro fatto appositamente per poter inserire o per poter visualizzare il chiodo identificativo del punto. Una volta fissato i treppiedi, bloccate le viti, si procede al montaggio dello strumento. Lo strumento si fissa con la vite sotto, quindi la vite di fissaggio, si blocca, si posiziona in modo centrale al basamento. Prima di accendere lo strumento, la cosa da fare è mettere in bolla la livella sferica. La livella sferica è una calotta, quindi di conseguenza ci metterà, renderà orizzontale un piano. A differenza della livella dorica, che è un cilindro a forma di torre, quindi un po' leggermente curvo, che ci indica l'orizzontalità di una direzione. Quindi la livella sferica ci consiglia di mettere orizzontale il basamento, quindi il piano, e per far ciò agiremo sui tre piedi, cioè non toccheremo lo strumento, ma andremo a lavorare su alzare e abbassare lo strumento. Quindi sviteremo
terremo bloccato, muoveremo su e giù finché un piede passeremo all'altro, finché la livella sferica non sarà perfettamente centrata. Andiamo a vedere come in realtà si va a lavorare. La nostra livella sferica è questa posizionata, come vedete. La livella sferica è la bolla della livella sferica è posizionata verso qua, vuol dire che il piano è inclinato verso quel lato, quindi quel lato dobbiamo sollevarlo o abbassare in caso questo. Andiamo a sollevare il lato di là. Mano che blocca l'abbassamento e tiene fermo la parte fissa, svitiamo la vite e andiamo a sollevare il piano. Vedrete che sollevando la bolla si va spostando, si sposta fin quando non si andrà a direzionare eventualmente verso una direzione dell'altro piede. Tenendo fermo andremo a bloccare il piede e andremo a lavorare sull'altro. Stesso procedimento, blocchiamo i tre piedi, svitiamo. Anche in questo caso dobbiamo abbassare invece perché la bolla è di là e la indirizziamo verso il piede precedente se possibile. Utilizziamo sempre due piedi in modo da non fare troppi movimenti. Si torna di nuovo. La livella dovremmo quasi esserci, sempre sullo stesso piede di prima. Si fissa. È quasi posizionata correttamente. È comunque quasi al centro. Come vi faccio vedere adesso. In questo caso la livella sferica è esattamente centrata. Quindi in questo caso abbiamo finito il lavoro. Vi faccio vedere un attimo livella sferica, cioè sia qui. Quindi c'è doppia livella sferica. Una volta che la livella sferica è posizionata, si procede ad accendere lo strumento con il suo opposto tasto. Acceso lo strumento, questa cosa va fatta sullo strumento elettronico, con i vecchi strumenti che avevano la livella torica fisica, l'accensione andava fatta solo alla fine, cioè prima di iniziare a lavorare. Quindi si metteva in bolla la livella torica con questa procedura. Supponiamo che la livella torica fosse posizionata in questa direzione qui, quindi su questa direzione qua. Se la livella torica fosse orientata in questa direzione qui, quindi così, con praticamente una curvatura chiamata proprio tor, e quindi in questo modo, su questa direzione, per poter mettere in bolla, quindi in modo orizzontale, questa direzione, servirà lavorare sulle due viti calanti posizionate sulla stessa direzione. Quindi si posiziona lo strumento con la livella torica su due direzioni, si ruotano contemporaneamente e in modo contrario. Questo perché? In modo contrario fa in modo che con la stessa rotazione si abbia il doppio del movimento, quindi si abbia un abbassamento da un lato e innalzamento dall'altro, o viceversa. Quindi muovendole entrambe in modo contrario si ha questo lavoro qui, quindi una variazione molto veloce, quindi piccoli movimenti si ha una maggiore variazione di movimento. Una volta posizionata la livella torica su questa direzione bisogna ruotare lo strumento di 180 gradi e verificare sempre con gli stessi due livelli, stesse due viti calanti, quindi le stesse due quelle dietro, se la livella torica posizionata in questo modo, quindi con la stessa direzione di queste due viti calanti, ruotando contemporaneamente in senso contrario,
se la livella torica è ancora centrata. Quindi se è ancora centrata, la livella torica, che non è questa, ragazzi, questa è la sferica, in quelli fisici ci sarebbe una livella torica sullo strumento. Fatto questo lavoro, siamo sicuri che sulla direzione delle due viti calanti lo strumento è correttamente posizionato. Ruotiamo quindi ancora di 90 gradi, posizionando lo strumento nella direzione ortogonale alle altre due viti calanti, quindi utilizzando la terza vite calante precedentemente non utilizzata. In questo caso la livella torica, che sarà posizionata più o meno qua, varierà però lavorando su una sola vite calante, quindi alzeremo e abbasseremo in funzione della bolla, centrando finalmente la livella torica. Una volta che la livella torica nello strumento fisico è centrata, si va praticamente ad accendere lo strumento. In questo caso lo strumento è elettronico, ha le livelle toriche elettroniche, basta semplicemente accendere lo strumento. In questo caso, essendo lo strumento elettronico, la livella torica sulle due direzioni viene praticamente messa posizionata, quindi regolata, una volta acceso lo strumento con l'apposita funzione che è questa, e agendo sulle viti calanti finché non diventa in questo modo centrato perfettamente. Si dà l'ok e si entra già nel lavoro, cioè lo strumento è attualmente operativo. Prima cosa da fare in questo caso è andare a misurare l'altezza dello strumento. Per far ciò, il riferimento è il centro della cerchio verticale, che è individuato da questo punto qua. Si posiziona perfettamente, più possibile, verticale il nostro metro e si legge circa 147, 1, 2, 3, 4, 147 e 9, quindi 1 metro, 47 centimetri e 9 mm. Questa altezza dello strumento per questa stazione. Ogni stazione in cui si viene posizionato lo strumento va sempre misurata, va sempre fatta la procedura di messa in bolla, di posizionamento dello strumento e misurazione dell'altezza dello strumento, che andrà poi inserita o elettronicamente sulla memoria del dispositivo e possibilmente anche cartaceo, anche a livello cartaceo sul libretto di campagna. Comunque la misurazione è sempre consigliabile che siano anche effettuate a livello cartaceo per avere anche una copia riscontrabile anche per eventuali verifiche successive. Una volta attivato lo strumento, si passa parola all'operatore secondario. L'operatore secondario si va a posizionare sul primo punto, che sarà individuato da un chiodo miniato, un segno a terra, quello che è, posizionerà la nostra asta, in supporto avrà il treppiedi reggiasta, posizionerà l'asta in modo verticale, andando a centrare la livella sferica, bloccherà l'asta utilizzando il treppiede di supporto e si metterà posteriormente al prisma, quindi andrà a ruotare la paletta facendo sì che il prisma sia diretto verso l'operatore. Quindi avrà centrato, o meglio, reso perpendicolare alla direzione del cannocchiale, che è questa, la misurazione. Adesso il primo operatore andrà a fare la misurazione. Allora, la misurazione ovviamente andrà fatta puntando tramite il mirino che troviamo qui in alto, o anche qui in basso, la direzione del prisma. Una volta individuata la direzione, andrà ad appoggiare l'occhio sul mirino, sul cannocchiale, e metterà a fuoco sia l'oggetto sia il retino che c'è all'interno. Una volta messo a fuoco, centrato
all'interno del nostro mirino centrato il prisma. Una volta messo a fuoco centrato il prisma, si passa alla misurazione. La misurazione effettuata ci dice che il nostro punto è posizionato a 5 m 318 mm, ha un cerchio, una direzione verticale pari a 100.5390, ha un cerchio orizzontale invece di 48.1080, ma questo è ovviamente in base al riferimento se è stato prefissato o è stato lasciato quello dello strumento. Questo può essere anche orientato, quindi si può fissare lo zero verso una certa direzione e partire poi da quella direzione per poter fare tutte le misurazioni. Ovviamente nei rilievi non è importante lo zero perché comunque è sempre una differenza di angoli su cui lavora lo strumento. Dopodiché c'è l'altezza del prisma, che in questo caso è prefissata a 1 m, ma può essere variata muovendosi in questo modo. Si va a scegliere eventualmente se si vuole lo 0, 1, quant'è l'altezza. Ovviamente poi bisogna passare nelle varie misurazioni. Una volta quindi inserita eventualmente l'altezza del prisma, che è quella che c'è là, essendo l'asta graduata, l'asta è graduata, altezza fissa, asta completamente chiusa, è 143. Può arrivare, in questo caso questa asta, può arrivare fino a 5 metri. Una volta quindi inserita l'altezza dell'asta, ma questa può anche non essere inserita, questo inserire tutti i dati, compreso il punto, il nome del punto, è necessario nel caso in cui si voglia memorizzare all'interno dello strumento il rilievo, ma è sempre consigliabile, anche se si memorizza all'interno dello strumento, sempre consigliabile riportare sul cartaceo tutti i dati. Finito l'inserimento, si passa al secondo punto, dando l'invio. Si dà l'invio, si torna ovviamente alla schermata principale, si misura l'altro punto, si ruota, si sposta e si va all'altra misurazione. Tutte le misurazioni effettuate vanno riportate su un libretto di campagna in cui andranno messe la stazione, l'altezza dello strumento per quella stazione, i punti battuti da questa stazione, il cerchio orizzontale, quindi le letture orizzontali, azimutali, quelle verticali, quindi le zenitali, la distanza misurata, l'aggiunta può essere un valore nel caso in cui il punto battuto sia su una superficie, posizionato su un muretto oppure su un marciapiede, quindi andrà misurata con il metro l'eventuale altezza del muretto o del marciapiede e l'altezza del prisma, perché per ogni punto battuto bisognerà indicare quant'è l'altezza del prisma. Le stazioni prendono praticamente il nome da 100 o 1000 o 10.000, dipende dal numero di punti che vanno battuti dalla stazione stessa. Ad esempio, per 50 punti sarà sufficiente indicare con la stazione 100 la prima stazione e i vari punti battuti, 101, 102, 103 e così via, ad eccezione dei punti fiduciali che vanno indicati con il loro nome e ad eccezione delle stazioni battute, nel senso che da ogni stazione dovremo battere, quindi misurare le altre stazioni come punti, in modo tale da poter posizionare i punti delle altre stazioni e quindi collegare tutte le battiture, quindi tutte le misurazioni effettuate all'origine. L'origine che ci sarà data dalle coordinate dei punti fiduciali, che sono dei punti di coordinate note riconosciuti, quindi già misurati, già inseriti al sistema, e dei quali punti abbiamo le monografie, che sono provviste di posizionamento sulla mappa, quindi sulla piantina di questo punto, se delle foto che indicano anche con l'asta posizionata e la linea rossa eventualmente il punto in cui è stata fatta la misurazione. Le coordinate indicate sia planimetriche che altimetriche e le attendibilità di questi punti e ci servono per inserire il nostro rilievo nel sistema di coordinate cartesiane globali. Praticamente ci verranno date delle coordinate non solo cartesiane, scusatemi, ma anche in generale coordinate globali. Ci permetterà di posizionare nel sistema catastale digitale quindi il nostro rilievo.
e quindi andare a concludere il nostro lavoro.